Bene, buongiorno a tutti voi. Oggi mi è venuto voglia di farmi un risotto un po' particolare. Un po' particolare perché sono andato a vedere su YouTube se c'erano delle ricette e di questo tipo di ricette non ce n'è neanche una. Sto parlando del risotto con il formaggino verde e il peperone. Quindi il risultato finale ve lo dirò solo alla fine. Quindi, gli ingredienti che andremo a usare sono naturalmente del riso, quelli sono 350 grammi, ideale per 3-4 persone. Abbiamo naturalmente olio, pepe e sale, abbiamo del brodo di vegetale, abbiamo un po' di vino rosé, più che altro tendente al rosso, perché non ho vino bianco in casa. E quindi metto quel vino lì per sfumare il riso. Abbiamo una cipollina trattata e poi abbiamo un pezzo di formaggino verde con il quale andremo a sostituire il burro alla fine per mantecare. Naturalmente oltre al formaggino verde ci va anche il parmigiano reggiano e poi abbiamo un peperone arancione. Questo andremo a fare a dadini e quindi andremo a fare il risotto con questi ingredienti. Bene, abbiamo messo a soffriggere la cipolla con un po' di olio e i pezzettini di peperone. Abbiamo messo il risotto, adesso è ora di andare a sfumare. Fortunatamente sono andato a vedere bene e ho trovato una bottiglia di prosecco di Valdobbiadene. Quindi non useremo il vino rosso, ma usiamo un vino bianco molto buono. Non appena il vino bianco si sarà sfumato e avrà perso il suo alcol, andremo a cominciare la cottura del risotto mettendo dentro il brodo vegetale. Fra 10 minuti, 12 minuti saremo pronti per andare a mantecare. Bene, siamo arrivati a metà cottura, abbiamo già cominciato a mettere dentro il brodo. Adesso continuiamo per altri 5 o 6 minuti e poi andremo a mantecare il risotto. Fino adesso il profumo è buonissimo. Bene, il risotto è pronto per essere mantecato, quindi adesso andiamo a mettere i 3 pezzi di gorgonzola. E quindi andiamo a mantecare il risotto con questo gorgonzola. Inoltre andremo a mettere anche del parmigiano reggiano. Dopo che si è sciolto questo formaggio qui, dopo che si è sciolto il gorgonzola, andremo a mettere una bella spruzzata di parmigiano reggiano. Il profumo è delizioso, quindi sicuramente anche il sapore è delizioso. Bene, questo è il risultato del risotto con i peperoni e il gorgonzolo. Il sapore è ottimo, c'è un sapore un po' particolare perché i due gusti del peperone e del gorgonzola o formaggio verde, come volete chiamarlo, danno al risotto un sapore un po' particolare, un po' sulla sprigno. Quindi, detto questo, il risotto è ottimo. Non mi resta altro che augurarvi buon appetito. Da gustare assieme a un vino bianco, fresco, frizzante e con questo vi chiedo ancora una volta di iscrivervi al mio canale YouTube e di questo vi ringrazio anticipatamente.